Gliascoltabili.it presenta Gli adolescenti si fanno male, uomini e donne, prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera. Sono Furio Ravera e un'esperienza fondamentale della mia professione di psichiatra è l'ascolto di innumerevoli storie. Tutti i miei pazienti si sono sempre confrontati con me attraverso la parola. Mi hanno raccontato dolori, gioie, successi, disastri. In particolare, i racconti dei giovani sono speciali. Coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto. Ma sono intensi, la sofferenza che ne emerge è forte, difficilmente consolabile. Per più di 30 anni ho osservato gli adolescenti farsi male, danneggiarsi nei modi più svariati, oscillando fra paura e rabbia, sentimenti che non conoscono o che non riescono a esprimere. Oggi vi racconto la storia di Chiara. Dottore, mi piacciono le ragazze. Che le devo dire? Sono lesbica. Le ragazze mi sono sempre piaciute. Cioè, non è che... Alla fine, quando ero piccola, mi piacevano le cose che piacciono tutte le bambine. Non lo so, mi piaceva giocare con le Barbie, un sacco. Cioè, non è che mi mettevo tipo a giocare con Dragon Ball o... che ne so, giocavo alla PlayStation. E anche adesso, cioè, mi piacciono le cose che piacciono a tutte le ragazze. I vestiti, i trucchi. Snapchat, cioè no, Snapchat non se lo caga più nessuno alla fine, però Instagram, sì, Instagram. E poi, oh, mi piacciono le femmine, che devo fa? Mi devo ammazzare? No, dottore, davvero, come mi hanno sgamata i miei, è assurdo. Le giuro, neanche su Netflix una cosa del genere. Quando mi hanno portato questa ragazza, io mi sono domandato, ma perché? Perché hanno chiesto un consulto? Perché dopo aver parlato con lei, io avevo l'impressione che Chiara, così si chiama, non avesse proprio niente. Cioè, non trovavo nulla che mi permettesse di formulare una diagnosi personalità, cioè di individuare un disturbo. Chiara aveva scelto di amare le ragazze. Dunque, qual era il problema? L'Organizzazione Mondiale della Sanità non riconosce l'omosessualità come malattia. Quindi io sono un medico, di cosa stiamo parlando? Allora, che cosa succede? Io sono fuori. Oddio, che caldo. Dunque, sono fuori e stavo prendendo ripetizioni di latino, perché gli ultimi due compiti sono andati un po' una merda, ho preso 5. Di solito sto sul 7 e quindi mia madre voleva che rialzassi la media e mi fa o rialzi la media o i soliti ricatti del cazzo. Allora, dicevo, mia mamma sistema la mia stanza perché c'ha questa fissa che deve mettere tutto a posto. E trovo una lettera di Rachele, la mia amica. Amica, non so neanche io che cos'è, dottore. Rachele mi scrive sempre queste lettere, molto dolci. Anche lei è lesbica, però lei è molto più sgamata, cioè più che sgamata. Però è serena. Alla fine sua madre è morta tanti anni fa e vive con suo padre che di lei se ne frega. E quindi Rachele fa un po' come le pare. Abbiamo fatto delle cose. Abbiamo limonato, cioè niente di... Però lei non è la mia ragazza, non la considero la mia ragazza. Non la voglio una relazione con lei, cioè... Comunque, a me con Rachele piace parlare di musica e di libri. Queste cose qui. Se entrambe ci piace Tommaso Paradiso, non vuol dire che dobbiamo sposarci domani. Però alla fine, in questo momento, è la persona più importante che ho. Cioè, non è che ne ho tante altre. Ma fa sempre così caldo qua dentro.
I maschi, tutti quelli che ho incontrato io sono troppo immaturi o tutti bambini. Giocano alla play, vanno in palestra. Oh zio, sei un grande, cioè cose così. Dico, dottore, ma veramente? La mamma è una che ha due facce, ma non una faccia buona e una cattiva, eh. Cioè sono stronze tutte e due. A volte mi tratta come, boh, se fossi un'aliena che viene da Marte, venuta proprio apposta per rovinarle la vita. E altre volte invece mi fa sentire come fossi l'ultima dei coglioni. Ma poi per tutto, cioè anche per il disordine, non lo so, inizia a urlare, a dirmi cose, ci mette un secondo e comincia a insultarmi, ma cioè, robe pesanti, tipo invertita o tu non sei normale. Non è che dice lesbica di merda. Non riesce neanche a dirlo, secondo me, lesbica, senza prendersi male. Cioè, io glielo dico, non rompere il cazzo, però lei niente. Dobbiamo capire sempre, quando si tratta di giovani, dove si manifesta il sintomo. In questo caso il sintomo era rappresentato da una serie di continui conflitti fra la madre e Chiara. La madre non tollerava che Chiara fosse diversa da quello che aspettava, si sarebbe aspettato quando è nata questa figlia, no? Finalmente aveva un oggetto vivente, quindi una bambina da crescere a sua immagine e somiglianza, ovvero un soggetto attraverso il quale prolungare le sue insufficienze narcisistiche. Chiara doveva realizzare i suoi sogni, anche quelli che non sapeva di avere. Chiara doveva essere perfetta da tutti i punti di vista, e naturalmente l'omosessualità era un'imperfezione spaventosa per questa madre, fra l'altro un po' bigotta. E devo dire che quello che diceva dei maschi era condivisibile. I ragazzi della sua età era tutta una girandola di pacche sulle spalle, di fammi vedere il tuo telefonino e guarda questa app. Papà è papà, è un buono. Glielo dice pure sempre la nonna, cioè sua mamma. Gli dice sempre che è troppo buono, è per questo che ha preso tante mazzate nella vita. Non è che ha preso tante mazzate, è che non ha mai fatto il botto. Ha sempre lavorato un sacco. È solo che c'era sempre qualche architetto più figo di lui. E adesso si è messo a insegnare matematica. Veramente, papà si comporta in maniera un po' strana. Cioè, però almeno non è aggressivo, non è come la mamma. Non è che quando gli ho detto papà sono lesbica mi ha abbracciato, Però secondo me non gliene frega niente. Cioè se sono lesbica o no, non gliene frega niente. Quando siamo soli io e lui è tranquillo alla fine. Non fai salti di gioia, ma è tranquillo. Poi arriva quella stronza di mia madre e lui si mette subito dalla sua parte. Cioè, le giuro, gli sta dietro come uno scemo, che poi alla fine mamma la capisco. Cioè, è cresciuta in un'altra epoca, altri valori. Però io che c'entro? Cioè, alla fine che vogliono da me? Non balzo mai. Quando prendo un brutto voto non sto mai male. Sorrido sempre, glielo giuro. Che altro vogliono? Quando ho parlato con la madre ha messo subito la cosa giù dura sul piano che Chiara era malata. Chiara era malata di omosessualità e qua bisognava fare in modo di riportarla sul binario giusto. Sarebbe venuta più avanti nel tempo, mano a mano
Milano, che è i colloqui per cercare di supportare la famiglia a diventare capaci di accettare il fatto che Chiara era diversa, ma non era diversa perché era gay, era diversa semplicemente perché era una persona con la sua originalità, una persona diversa da tutte le altre persone. Così come accade nel mondo, ogni persona è un progetto originale, è un progetto è un pezzo unico, ogni persona è una faccia che non abbiamo mai visto e che non vedremo mai più, se non la sua. Quindi il punto è che questa diversità non era assolutamente tollerabile da parte della madre, perché non rientrava dentro il suo progetto. Qualche volta si è lasciata sfuggire durante i colloqui: ma quando guarirà Chiara? Signora, non si può guarire da una cosa che non è una malattia. Sua figlia va benissimo, e il problema è che lei non riesce a comprendere che quello che è una inclinazione che lei ritiene perversa, in realtà è il tipo di scelta di Chiara. Chiara ama le donne così come lei ama gli uomini, quindi pensi, provi a sforzarsi come sarebbe difficile per lei, visto che lei si dichiara eterosessuale, amare una donna. Bene, per Chiara è la stessa cosa. Chiara non ama i maschi, si trova bene con le ragazze, ce n'è una in particolare, e la storia è tutto qui, e io non devo curare niente, anzi forse quello che devo curare, mi permetto di dire, è la sua rigidità. Finora ho parlato della madre come se Chiara fosse nata con la fecondazione artificiale da qualche oscuro donatore di seme. No, c'era un padre, un architetto direi molto solitario, una persona molto colta, una persona così tollerante che alla fine non c'era forza di essere tollerante, era una tolleranza in assenza, non una persona che non confliggeva mai, che metteva tutto il suo sforzo nel non far arrabbiare sua moglie. Quindi quando sua moglie le raccontava i suoi problemi con Chiara, ascoltava a lungo, ma alla fine non diceva niente. Da questo suo silenzio la madre di Chiara ne ricavava un potente consenso, no? Qualche volta ce l'ha lasciata sfuggire: anche tuo padre è d'accordo con me, tutte le volte che parliamo mi dà ragione, semplicemente perché non le dava torto. E purtroppo questa assenza del padre in qualche modo aveva avuto un effetto strutturale nella mente di Chiara, cioè Chiara non si sentiva sostenuta dal padre, e soprattutto non aveva capito attraverso il padre quale poteva essere l'immaginario maschile, quale poteva essere la personalità maschile, perché il padre veramente era capace di essere uno di quei fantasmi che abitano il castello, ma nessuno realmente l'ha mai visti. No, dottore, non so se me la sento di iniziare la terapia familiare con mamma e papà insieme. Cioè, mia mamma, lei non si rende conto, quella là sta fuori. È una roba folle, davvero, glielo giuro. È fuori di testa. Ok, guardi, io la tratto veramente come fosse uno dei miei professori. Le giuro, la rispetto, quindi se lei pensa che questa roba della terapia familiare si deve fare, la facciamo. Però, secondo me, è una sola tremenda. Cioè, va bene, facciamola, però ci parla lei con i miei, eh. Io non ne voglio sapere niente, io con quella là non ci parlo. No, mia mamma mi fa morire. Cioè, sembra uno di quei bambini che ha presente quando li metti davanti a una cosa che hanno fatto, che non va bene. Ti aggrediscono come se la stronzata alla fine l'hai fatta tu. Ecco, quella là è mia madre. Sì, alla fine a casa voglio bene a tutti, eh. Che poi bisogna anche capire che cosa vuol dire voler bene, vabbè. A mamma, a papà, ai fratelli.
Però, non lo so, ogni tanto hai voglia anche di parlare con altre persone, no? Che ne so, di libri, di musica, ma guardi, anche di stronzate, tipo Giulia De Lellis. Ma mi ci vede a parlarne con i miei? Dottore, ma lo sa qual è la verità? Alla fine, la mamma secondo me è sempre stata una donna che voleva tutto. Cioè, tipo, un bel matrimonio, la famiglia perfetta, il lavoro perfetto. Ste cose così, insomma. Sì, però poi sono cazzi tuoi se le cose vanno anche diversamente, no? Cioè, posso dire cazzi tuoi? Sì, in effetti, di parolacce ne abbiamo già dette. Quindi, la mamma. Sì, lei fa la prof di lettere. Una volta ho letto su internet quello che scrivevano i suoi alunni e mi sono chiesta come fanno a parlarne tutti così bene se poi a casa fa la pazza. Ha sempre preteso un sacco da tutti quanti noi, sia da me che dai miei fratelli, e si è resa conto subito che ero più brillante, più sveglia di loro. I miei fratelli sono tutti più grandi, lavorano, comunque non hanno niente che non va, gli girano i soldi, Però, boh, tipo, i libri, quelli li hanno visti solo dallo scaffale, non sanno niente, ma dico niente, di musica, e quindi sì, è vero, sono io la più brillante. Oh, questa cosa me la voglio riconoscere, le cose stanno così. Sì, vabbè, adesso non deve pensare che sono presuntuosa, È solo che, davvero, le cose stanno così. Ok, adesso sembra che sono fissata con mia mamma. Però, ha presente quelle mamme che pubblicano su Facebook, cioè, tutti quei post vecchi, ma proprio vecchi. Non lo so, tipo, le frasi poetiche con tutti i cuoricini intorno, o tipo, buongiornissimo caffè, O le cose che si animano con le stelline intorno. Ecco, quella è mia mamma. E poi è una che dice agli amici che è aperta al cambiamento. Ce l'ha scritto anche su WhatsApp come è stato. Non c'è veramente gruppo di sfigati per cui mia mamma non scende in piazza. Cioè, proprio per difendere, no? Le idee, le cose. Poi quando si tratta di difendere sua figlia, ma sì, piuttosto diventa una merda. Ah, lo sai che non siamo amiche su Facebook? Però, tanto lo so, sicuramente quella entra con il profilo di mia zia per vedere quello che scrivo. Sì. Ma a me che me ne frega, mi entra da una parte e mi esce dall'altra. A me mamma fa un po' pena, lo sa. Perché io lo so, lo capisco quello che può succedere nella testa di una persona così. Quando scopre che sua figlia è lesbica, ma non solo, ha trovato anche un'amica a cui può raccontare tutto, capito? Un'altra donna che non è lei. Non può capire. Se penso alla sua faccia quando ha letto le mie lettere a Rachele, a certe volte mia mamma mi sembra talmente assurda che sembra veramente un personaggio di un film. Secondo lei non devo scherzarci sopra? E che cavolo, buona vita del cazzo così, però, no? Lei a volte mi viene da piangere, cioè, ma veramente dal nulla, non come si piange di solito, che cazzarola così ci sta, però io non sto facendo niente, veramente niente, mi prende male e mi viene da piangere. Ecco, questo passaggio è un passaggio che in qualche modo rivela un qualche spirito di rivalità fra la madre di Chiara e Rachele, il che rendeva naturalmente ancora più ostile la madre di Chiara a questo rapporto gay.
perché si sentiva messa da parte, perché desiderava ardentemente essere il modello prescelto, preferito da Chiara. È vero, Chiara dice: mia madre andava a tutti i cortei, andava in piazza su qualunque cosa, poi raccontava queste cose ai suoi studenti, scendeva in piazza con gli studenti, partecipava alle assemblee, ma questa era un tratto, come dire, una parte del parlamento interno della madre di Chiara. Poi c'era come una minoranza non coesa con il resto, vale a dire quella che scendeva in piazza, e sono sicuro che forse qualche volta si deve essere trovata anche nel Gay Pride, non era poi quella che le idee in qualche modo le praticava in casa, queste idee di tolleranza, di apertura, perché ecco, in casa, come diceva il Beccaria, è lì il luogo dove si consumano poi le miserie della nostra vita, ed è sulla porta di casa che gli spiriti libertari si fermano e cambia completamente lo statuto. Devo dire che quando mi raccontava anche la madre queste cose, dicendo: ecco, insomma, tutto sommato, ecco, gli altri figli sono normali, no? Sì, sono normali, ma lo diceva con tristezza, no? Come a contrapporre inconsciamente la normalità degli altri due figli con la brillantezza di Chiara. Ma Dio mio, la brillantezza, ma perché deve avere quel difetto lì? Ma perché una figlia così in gamba, così intelligente, così capace, deve avere quel difetto? Ecco, quindi Chiara viveva anche questa contraddizione, no? Fra i principi dichiarati dalla madre e poi in realtà quello che questa madre professava, no? Diceva: una madre che... mia madre sicuramente voleva avere tutto e io facevo parte di quel tutto. Devo dire che io ho deciso a un certo punto di fare degli incontri con Chiara per capire attraverso Chiara meglio la madre. La madre veniva poi, faceva degli incontri con una nostra terapeuta familiare, ma li faceva da sola, perché era l'unico modo. Tanto sarebbero stati dei soliloqui, perché Chiara non voleva parlare in presenza della madre, perché con la madre finiva in uno scontro. Il padre era straordinariamente muto, con dei silenzi abissali, cioè non cambiava nemmeno la mimica, si sedeva ed era lì mostrando attenzione, per cui l'unico incontro che c'era stato con tutti e tre era stato un soliloquio. Allora abbiamo detto: soliloquio per soliloquio, affidiamo questa signora alla terapeuta. Ebbene, la ragione per la quale io ho deciso di fare dei colloqui settimanali con Chiara era perché Chiara era la fonte di informazione, era la diagnosta della madre, che ci permetteva di capire meglio la madre. Questa donna che avrebbe voluto tutto e poi si era accorta di avere un marito silente, un marito buono, che gli aveva dato due figli maschi, buoni anche loro, però questa donna avrebbe voluto affermarsi. Poi si trova una figlia che era la brillantezza incarnata col difetto, il diamante col pezzo di carbone dentro, e qui che sono nati tutti i problemi. Devo dire che alla fine com'è finita questa storia? È finita perché Chiara in qualche maniera, dopo i 18 anni, ha ben manifestato le sue capacità, ha finito bene il liceo brillantemente, ha deciso di fare l'università scegliendo quella che voleva scegliere, e ha scelto naturalmente ingegneria perché era brava di matematica, quindi l'ha fulminati tutti, non c'era proprio più niente da dire Chiara. Ha iniziato la sua vita fuori di casa, perché è andata in un ateneo non a Milano, e la madre alla fine si è calmata per rassegnazione, sempre con quel pensiero: certo, qualcuno avrebbe potuto guarire mia figlia da questa malattia che nessuno ha saputo guarire. Com'è che si chiama? Complesso di Edipo? Di Elettra? Boh.
è uguale. Ma fatto sta che con mamma le cose da un po' vanno meglio. Cioè, non è che andiamo d'amore d'accordo, però le cose non è che stanno come quando avevo 8 anni. Alla fine non ce li ho più 8 anni, no? E poi, assurdo, cioè per la prima volta, non mi ricordo quando o perché, mamma ha detto ho sbagliato. Cioè, si rende conto? Ancora non riesco a crederci. Questa era la storia di Chiara, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Gli adolescenti si fanno male, per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto, da Furio Ravera. Avete ascoltato Gli adolescenti si fanno male, uomini e donne prima di diventare grandi, il loro incontro con Furio Ravera. Un programma realizzato da gliascoltabili.it, condotto da Furio Ravera. La voce narrante è di Valentina Sicchetti. Puoi acquistare il libro di Furio Ravera, Gli adolescenti si fanno male, come ebook su Amazon Kindle. Scopri come su gliascoltabili.it.